Ed eccoti 7 metodi innovativi per allenare una squadra, di qualsiasi tipo di sport, purché sia una squadra. Ma prima permettimi di ricordarti che stai ascoltando la puntata numero 6 del programma Vincere con la Mente, un podcast dedicato agli sportivi che vogliono aumentare le performance sportive imparando ad allenare anche la mente. In questi giorni stavo mettendo a posto uno scatolone, un grandissimo scatolone con dentro tutta una serie di appunti e ho ritrovato un vecchissimo report che avevo scritto tanto tempo fa, ma proprio tanto tempo fa, in cui parlavo di molte idee innovative, tra virgolette allora, qualcuna presumo anche adesso, per allenare una squadra di calcio nello specifico, ma secondo me potrebbero andare bene per allenare qualsiasi tipo di squadra, purché sia appunto una squadra, un gruppo di persone. All'epoca mi ricordo che ero in trattativa con un presidente di una squadra di calcio della provincia di Massa Carrara, dove io abito, in Toscana, e sembrava che dovesse affidarmi la juniores regionale, quando un po' per i miei impegni di lavoro, che avevo precedentemente preso, un po' perché questo era un tipo un po' vulcanico, un po' strano, tra virgolette, ed ero poco propenso a sperimentare qualche cosa di innovativo, alla fine poi non se ne fece nulla, cadde tutto nel vuoto. Ma poiché io mi ero impegnato seriamente, quando faccio le cose le faccio con serietà, mi ero già preparato e avevo stilato un vero e proprio vademecum operativo. In questo podcast ti ho riassunto i 7 punti più importanti di questo mio vademecum operativo. Spero sinceramente che possano esserti di aiuto e magari, non dico tutti, ma magari qualche punto innovativo anche per te. Se sei dunque un allenatore, vi puoi trovare qualche idea interessante, oppure se sei un presidente o un dirigente e ti innamori, tra virgolette, delle mie pazze idee, perché sono veramente pazze, e le vuoi sperimentare seriamente nella tua società, io sono qua, ma i contatti te li do alla fine. Ad ogni modo, avevo scritto in quel famoso vademecum. Punto numero 1. Il coach deve essere un vero e proprio punto di riferimento per i suoi ragazzi. Gli atleti imparano la puntualità, la precisione e il rispetto per gli altri dal comportamento del proprio allenatore, non da quello che l'allenatore dice loro di fare. Questo è un aspetto che potrebbe andare bene in qualsiasi contesto, non soltanto nell'allenamento di squadre, di giocatori oppure di atleti, ma anche a scuola. Mi viene in mente che, insomma, il professore che dice agli alunni di fare determinate cose è molto più credibile se lui stesso fa quelle cose. E soprattutto i giovani danno poco peso alle parole degli adulti, ma fanno quello che noi facciamo. Dunque, se dite di fare una cosa, fatela prima voi e date il buon esempio. Pertanto è molto importante, come dicevo poc'anzi, l'esempio pratico che il coach, l'allenatore, può offrire e come si comporta. Secondo me, deve essere un vero e proprio esempio da seguire, da imitare. Se fossimo stati nell'antica Grecia avremmo parlato di mentore. Punto numero 2. Ci vogliono delle regole di comportamento per i ragazzi. Troppo spesso sono abbandonati a loro stessi e le regole bisogna, che siano sì importanti per far crescere i ragazzi, sia per plasmare la loro personalità. Hanno bisogno di regole da rispettare sia in campo sia fuori dal campo. Poche regole, chiare e fatte rispettare da tutti. E, se me lo permetti, il primo che deve rispettare quelle regole deve essere proprio l'allenatore, il coach. Il terzo punto, il terzo aspetto che avrei toccato è quello di parlare chiaramente alla squadra e di inserire un nuovo metodo di allenamento. Spiegare ai ragazzi che si vince prima con la testa che con il corpo e la tecnica. E qui, come dirsi, molti allenatori tutt'oggi, ancora oggi meglio dirsi, nel 2018 non l'hanno ancora accettato, non l'hanno ancora compreso, non l'hanno ancora capito. Ma la testa è assolutamente fondamentale per poter fare in modo che il giocatore poi possa rendere al 100% o addirittura al 101% anche per quanto riguarda la parte tecnica, tattica e le sue capacità, proprio le sue performance sportive. Dunque, oltre ai due allenamenti tradizionali, che sono quelli agonistico e tecnico-tattico, io avrei inserito uno spazio per un terzo allenamento settimanale, quello mentale. E qui mi ero sbizzarrito perché avevo già previsto che cosa avrei fatto all'interno di questo allenamento e l'avrei diviso in 3 parti. Nella prima parte, gli esercizi individuali generici senza pallone. Nella seconda parte, gli esercizi individuali generici con il pallone.
e nella terza parte gli esercizi personalizzati per ogni ragazzo in base alle sue convinzioni limitanti e potenzianti. Insomma, dopo aver fatto un dialogo, una chiacchierata con ognuno di loro, avrei stilato, tra virgolette, una sorta di tabella personalizzata. Il quarto punto è molto ma molto interessante, perché prima di ogni partita avrei fatto, oltre al riscaldamento atletico, avrei fatto fare anche il riscaldamento mentale con tutto il gruppo, anche le riserve, con esercizi specifici di visualizzazione per mettere i ragazzi nello stato d'animo e nello stato emotivo, dunque giusto, positivo, potenziante. Ed avrei creato, elaborato una frase, un motto, da dirsi, da ricaricarsi, da ripetersi, meglio ancora, alla squadra, ad ogni ragazzo, in maniera tale che possa diventare una sorta di mantra personalizzato oppure mantra di gruppo. E veniamo al punto numero 5, passaggio numero 5 del mio programma, tra virgolette, di metodo innovativo. Anche le riserve, secondo me, avrebbero partecipato al riscaldamento, sia atletico sia mentale. In questo modo si sarebbero sentite maggiormente integrate e parte fondamentale della squadra. Io vedo, a volte mi capita di vedere le partite di calcio con i miei figli e vedo che i riscaldamenti li fanno solo unicamente i giocatori, gli 11 che scendono in campo. Pochissimi sono gli allenatori che fanno fare il riscaldamento tutto insieme al gruppo, inserendoci dentro anche le riserve, e poi naturalmente scendono gli 11 in campo prescelti. Inoltre, quando un giocatore viene sostituito, deve obbligatoriamente fermarsi in panchina e tifare per i suoi compagni e non avventurarsi negli spogliatoi come capitava spesso, e qui devo ammettere che molti allenatori, anche italiani, hanno cominciato a farlo, e pertanto i giocatori sostituiti si accomodano in panchina e restano lì, si vanno a fare la doccia dopo tutti insieme. Anche perché tutto ciò crea spirito di gruppo e bisogna creare lo spirito di appartenenza a quel gruppo. Il punto numero 6 è un punto tutto mio, oserei dire, perché io avrei inserito gli esercizi di raffreddamento mentale e atletico alla fine di ogni partita. Perché sì, indipendentemente dal risultato, si è vinto, si è perso, si è pareggiato, avrei radunato la squadra a bordo campo e l'avrei fatta scaricare psicologicamente, in modo da ridurre la tensione, soprattutto se il risultato, come dicevo, è negativo. E qui non mi sembra di aver mai visto nessuno fare una cosa di questo genere, ma può anche darsi che mi sbaglio, e pertanto se qualche amico che sta ascoltando questo podcast audio è a conoscenza di allenatori che praticano metodiche di questo genere, mi scrive e me lo fa sapere. Io sono veramente contento di sapere, di apprendere che c'è qualcuno in Italia e nel mondo che fa cose di questo genere. Il punto numero 7 è quello che avrei definito degli obiettivi da raggiungere per ogni ragazzo inserito nella rosa. Ogni atleta deve definire nei minimi particolari i suoi obiettivi, metterli per iscritto e poi impegnarsi a raggiungerli. Nota come siano loro che devono mettere per iscritto gli obiettivi, perché in questo modo sono, come dirsi, sono coinvolti nel processo e pertanto devono poi rispondere dell'impegno che sono presi. Con tappe naturalmente di avvicinamento e di strumenti di controllo, e il compito del coach, quindi dell'allenatore, è quello di creare un vademecum su come si definisce un obiettivo, consegnarlo ad ogni ragazzo della rosa e poi aiutare, guidare, tra virgolette, ogni ragazzo della rosa a definire i propri obiettivi. Ora, siamo il 14 luglio del 2018 e ammetto candidamente che alcune di queste cose sono già state fatte, sono già state utilizzate da alcuni allenatori anche famosi. Tieni conto che io parlavo di queste cose, o meglio, il vademecum è datato, fammi vedere, 2 agosto 2008, quindi 10 anni fa. 10 anni fa io pensavo di utilizzare metodiche di questo genere, poi mi hanno, come dire, segato perché non mi hanno assolutamente chiamato, però le vie del Signore sono finite, chissà, magari qualche presidente pazzo, più pazzo di me, gli potrebbe venire in mente l'idea proprio di chiamarmi ora, e magari dovremmo ritoccare, rivedere un pochino queste idee. Alcune di queste non sono più innovative perché qualcuno le sta già applicando, e anche con successo, direi. Ma insomma, se pensi che sono metodi strani, se trovi un po' pazze queste idee, pensa che ti ho risparmiato un elenco generale di regole e di comportamenti che avevo già elaborato per ogni ragazzo. Ti risparmio questa cosa triste, non te la vengo a raccontare. Un giorno mi dedicherò ad allenare una squadra di calcio, sì, ho deciso, un giorno lo farò, magari avrò 75 anni, ma lo farò. Magari di calcio oppure anche di qualche altro sport. Mi piacerebbe allenare una squadra di calcio giovanile oppure una squadra di calcio femminile, o comunque una squadra, una società sportiva femminile. E lì
userò tutte le mie innovative pazze idee. E tra l'altro evita di pensare che siano troppo pazze, perché qualche allenatore famoso le utilizza già, e forse anche qualche altra idea più pazza di quelle che ti ho appena raccontato io. Ma insomma, se sei un allenatore, ti ho dato 7 idee e 7 dei metodi innovativi per allenare una squadra di calcio, di basket, di pallavolo, una squadra, qualsiasi squadra tu, qualsiasi sport tu pratichi, anzi alleni, secondo me possono essere delle idee applicabili anche al tuo sport. Magari qualche idea non è più innovativa, ma mi auguro che nel numero delle 7 ne troverai almeno qualcuna di tuo gradimento che ti possa essere di aiuto. E se poi sei, come dirsi, un presidente pazzo, ma proprio devi essere pazzo, che vuoi sperimentare nella tua società sportiva le mie idee, naturalmente le mie metodiche di allenamento mentale, io sono qui, batti un colpo se ci sei, 392 27 32 911. Beh, più che un colpo, una telefonata è meglio. Lasciami un commento al podcast qui sotto e fammi sapere se conoscevi qualcuno di questi metodi, se qualcuno di questi metodi lo utilizzavi già, e naturalmente che cosa ne pensi. Cos'altro dirti? Io sono Giancarlo Fornai, un coach e un formatore motivazionale. In rete sono conosciuto come il coach delle donne per la mia grande esperienza di lavoro con l'universo femminile. Ecco perché mi piacerebbe allenare una squadra, una società sportiva composta da donne. E sono autore di Come allenare la mente a vincere nello sport, un libro che solo su Amazon ha ricevuto ben 34 recensioni a 5 stelle. Magari lo hai già letto. Vienimi a trovare sul blog che ho dedicato all'allenamento mentale, come allenare la mente a vincere.blogspot.it, oppure su Facebook, Giancarlo Fornai, naturalmente. E se hai una domanda da pormi, anche tu scrivimi a info@giancarlofornai.com. Ti risponderò sempre e personalmente. La bella sigla di apertura del mio podcast è di Jason Shaw, che distribuisce musica di qualità con licenza Creative Commons 3.0. Il suo sito audionautics.com. Grazie Jason. E naturalmente al prossimo podcast sull'allenamento mentale in ambito sportivo. Un abbraccio.